Eccola, crudele e implacabile, proprio come allora. Siete stato imprigionato qui? Oh no, non ci sono mai entrato. A dire il vero, non sono mai andato oltre questo punto. Era da qui che facevo volare il mio aquilone sopra le mura della prigione. Aveva dei colori unici, sai? Lo avevo cucito insieme a mio padre quando ero un ragazzo. E così venivo qui tutti i giorni, sperando che un soffio di vento lo innalzasse e che lui, vedendolo, potesse sapere che ero qui. Chissà se lo ha mai visto. Avete sofferto come me, e me ne dispiace molto. A me no. Il dolore ci indica la via. Ci rammenta ciò che siamo e ciò che saremo. Parlando di vie, ne vedo una sola e non è percorribile. No. Dobbiamo trovare un modo per farti entrare di soppiatto. Questa ci aiuta. Ma dove l'hai presa? Beshi mi ha detto che queste monete hanno un grande valore tra la gente comune. È così. Potresti corrompere le guardie e indurle a non badare a te, oppure potresti assoldare dei mercanti. Vedremo quale idea mi ispira di più. Corrompere le guardie. Che ritorni allo studio, che Allah ti protegga. Vediamo un po', corruzione. Vediamo a cazzi nostri. Un attimo, cerca modo per entrare nella prigione. Vediamo un po'. Ma cosa dovevi fare? Un modo per entrare. Al massimo corrompo, raga. Qui non c'è niente per te. No, non mi guardare che c'ho l'arma in mano. Rinfodere da ste armi. Cerca un modo. Oh, ecco qua. Salve mercanto. Signori, voi siete scaltri uomini d'affari. Potrei farvi una proposta. A patto che sia vantaggiosa, amico mio. Di che si tratta? Devo entrare nella prigione, in segreto. Pensato che potreste farmi passare per un vostro aiutante. Si può fare. E in cambio? Una moneta, fratam. No, non ce l'ho. Vorrei pensarci su. Ma non ce l'ho. No, ma dai. Guidami, Enkidu. Enkidu, fammi sapere che devo fare, eh. Ok, sono tornato. Sono andato a fare un po' di roba, ma giusto perché mi dovevo fare il giro della mappa. Signori, così inutilmente. Voi siete scaltri uomini d'affari. Potrei farvi una proposta. A patto che sia vantaggiosa, amico mio. Di che si tratta? Devo entrare nella prigione, in segreto. Ho pensato che potreste farmi passare per un vostro aiutante. Si può fare. E in cambio? Non ga moneta, frate. Questo conio. Lo riconoscete? Bene, bene. Una proposta più che vantaggiosa. Resta vicino a me e fa come ti dico. Allora, prima cosa, tu non dici vicino a me, fai come me. Secondo, qua comando io. Terzo, io ti ho pagato. Quindi fai come dico io. Effettivamente no, noi stiamo entrando con una tenuta da assassino qua dentro, no? Da occulto, mi scuso. Da occulto qui dentro. Questi non se ne accorgono. Vabbè. Fate largo, fate largo! Ah, ok. Guardie, vi fareste cortesemente da parte? Sì, sì. Oh, vigilia importante, voi venite da lì. Prego, fate largo, permesso, attenzione! Posso entrare? Oh? Non vi disturberò oltre. Molte grazie, Sadiki.
Entriamo nella tana del lupo. Grazie, Tadiki. Arrivederci. Oh, calmo, calmo, calmo. Qua sta roba che potrebbe servire? Sì. Allora, abbiamo visto quella lettera all'ingresso che parlava appunto di Ali. Qua. Adidossa. Vabbè, tutte robe. Io sento parlare. Ma in tutto questo dove devo andare? Oh, è antica stare nella porta, Basi. Basi, oh shit. Basi. E dai. Salve, io adesso apro la porta, eh. Oh merda. Minchia. Aiuto. Salve. Io. Oh merda. Mi hanno scoperto, non è cosa esterne qua. Ah sì. Ah merda. Oh merda. Oh merda. Niente. C'è tanto di sudore e disperazione. Mamma mia. 3 ore per farmi un giro della Madonna. Sei chiuso. Scopriamolo insieme. Che ne dici? Ti uccido. Ah, sta zitto. E tu saresti? Basim, amico di Nur. Ma ora è meglio risparmiarsi i dettagli. Dobbiamo tirarti fuori di qui. Rallenta il passo, ragazzo. Non possiamo ancora andarcene. Devo entrare negli alloggi delle guardie. E perché? Tu stai cercando Al-Hul, non è vero? Le guardie sono al suo servizio. Scortano vari gruppi di prigionieri e li portano a scavare con il favore della notte. Se troviamo i loro ordini, forse scopriremo dov'è diretto Al-Hul. Ti sei convinto adesso? Non allontanarti, fa piano. E poi non... Oh, andiamo, Basim. So come difendermi. Davvero? Con cosa? Cerchiamo solo di non colpirci a vicenda. Dimmi, Basim, voglio saperlo. Come hai fatto ad arrivare fin qui? Facile. Hanno infilato nelle crepe. Devo farti i complimenti. So che alla tua gente piace muoversi nel mondo. Anche il ladro più scaltro si terrebbe lontano da questo posto. Ali, un giorno ti racconterò del mio passato. A quel punto capirai. Hai...
Oh merda. Sono qui dentro! Non abbiamo molto tempo. Abbattetela! Ali! Ho capito! Lì, dove c'è l'armatura? Presto! Ce l'ho! Dallo a Roshan, la mia maestra. E con i tuoi ribelli alla roccaforte del mulino, io rallenterò le guardie. No, mi devi dove affrontare. Ora ti vedo! Me ne vado via, no? Merda! L'allarme! No! No! Mulino. Il posto deve essere questo. Dove sono arrivati? Ora dove sarà Ali? Ci ha pesi, ci ha fatto lo snitch. Ma i meriti vanno riconosciuti, poiché quest'uomo mi ha soccorso nell'ora più buia. E a quanto ho appreso, non ha assistito solo me. Spenderò molte parole per te nella cronaca delle nostre imprese. Ma prima dobbiamo scriverne la fine. Vieni. Oh, eccola. Vedo che vi siete incontrati. Da poco. Ma la notte è giovane e abbiamo molto di cui discutere. Voglio sapere cosa potete offrirmi. Abbiamo risorse limitate. Ma sappi che ascolterò le tue richieste, Ali. Più tardi. Ora dici cosa sai di Al-Hul, così Basim potrà fare ciò per cui è venuto. Sì. Prima le vostre questioni. Ma solo per questa volta. Al-Hul invia ordini alle guardie della prigione, a cui indica dove scavare intorno a Baghdad. Ma non usa solo prigionieri. Qui c'è una nota promissoria per i braccianti. Pare che Al-Hul stia comprando anche manodopera straniera. Che mai potrebbe condurre affari del genere a Baghdad senza destare sospetti? C'è solo un uomo, Masoud Al-Yaqub. Si occupa dei saponifici di Baghdad. Promette un salario ai migranti stranieri. Persiani, soprattutto. E così obbliga quella gente a lavorare ai suoi scavi, illudendola con la prospettiva di una paga dignitosa. Pesci! Ha raggiunto uno degli scavi di Al-Hul. Si è finto prigioniero. Che è successo? La ricerca è stata inutile. Ma le guardie hanno cercato lo stesso di chiuderci la bocca. Ne ho stesa una e sono fuggito. Dubito che gli altri ce l'abbiano fatta. Uno stupido azzardo che non ha portato a niente. Non proprio. Al-Hul sarà il caravanserraglio. Ne stavano parlando le guardie. Ma certo, dove i mercanti si fermano per riposarsi. Se Masoud sta comprando manodopera straniera, è probabile che lo faccia al caravanserraglio. Che aspetto ha? È grande e grosso. Ama ghindarsi con gioielli e sete d'Oriente. Non sarà difficile individuarlo. È tempo, Basim. Qual è il tuo piano? Questo sarà Basim a deciderlo. Basim? Da solo? No, radunerò i miei uomini e darai uno spettacolo indegno. Presto potrai mostrare il tuo valore, ma questo è il giorno di Basim. Consideralo parte del nostro accordo. Basim?
Mi piace la pasta che patate. Sono pronto. Andiamo. Vieni con me allora. Ci devo mettere 30 anni, eh? Però aspetta. Prima che ti seguo, voglio fare prima una cosa. Fammi fare prima una cosa. Questa mi guardi giù. Saluta, stavo facendo i cazzini un attimo. Vende i cavalli? Vedo io quello bianco, sta ferma. No, forza lei, vabbè. Possiamo arrivare a un membro dell'ordine, Basim. E come gli altri membri passati e futuri, Al-Hul merita di morire. Parliamo di un predatore che plagia i disperati e gli emarginati. E tali atrocità continueranno. Poiché Al-Hul è solo l'ingranaggio di una grande ruota che gira con violenza. Finché lo farà, noi occulti ci impegneremo a fondo per fermarla per sempre. Oggi offrirai la tua mano e la tua lama a questa stessa missione. E sebbene Al-Hul sia il tuo primo bersaglio, non sarà l'ultimo. Credo fermamente in ciò e in te. Reggendo alla mia freddezza e alle mie dure lezioni, sappi che mi hai colpito, Basil. La presenza dell'ordine a Baghdad e altrove poggerà su sabbie mobili finché tu resterai la punta della nostra lancia. E voi sappiate che intendo rimanere tale, guidato dalla vostra mano, maestra. Molto profonda questa conversazione, eh? Ma che è successo? Che è successo? Lo sciamo, bella e buona. Andiamo sull'altura di questa collina a osservare meglio. Si vede un po' più veloce? No? Perché la tenuta di base mi piace. Carina. Un alveare che brulica. Vieni. Volgi lo sguardo alla pro. Alla? Mercanti, bestiame, carovane da ogni dove. Il disordine dei mercati di Anbar non era nulla. Dove regna il disordine, regna il caos, e il caos offre opportunità. Ti si presenteranno molte strade. Sii reattivo, ma paziente. E fidati dell'istinto. Quello è Masaud, al balcone. Proprio come diceva Ali. Lo vedo. Ora va. Intingila nel sangue del bersaglio. Ti raggiungerò a cose fatte. Ragazzi, la piuma. Pensavi di celare la tua crudeltà, Al-Hul. Perché hai scelto gli indifesi e pensavi che le loro grida di aiuto restassero inascoltate. Hanno scavato per te, sono morti per te, e tu li hai gettati via come fossero rifiuti. Solo per cercare un manufatto nel deserto. Persino ora stai trattando schiavi, al sicuro nel caravanserraglio. Tu cerchi vittime da incatenare e affamare. Ma ora affronterai un uomo libero. Oh 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 oh. Sina Salgul. Cerca un modo di stare al volo a tirarlo alla scoperta. Ragazzi, arrivati in questo momento. Io ti che puoi. Cosa vedi? Allora, vediamo un po'. Ok. Non c'è altro? Entra in scena, Basil. Io ti osserverò. Va bene, Roshan, non ti deluderò. Vediamo un po', cerco di creare un diversivo.
Anche dobbiamo entrare. Forse entreremo da qui. Ora c'è anche, ma chi sta cazzo sta a fare? È giustamente, lo chiedo pure io. Andiamo da fuori. Devo fare tutto il bordello di prima, che per corrompere una guardia devo andare a debellare qualsiasi cosa. Perché questo ritardo? Cosa rimanda la tua partenza, amico mio? Un uomo di nome Masaud vuole ispezionare la mia merce. E così, eccomi qui. Ma chi si crede di essere? Che cosa stai trasportando? Lo chiedo solo perché potrei aiutarti. Dici davvero? Sarei molto felice di vedere quell'uomo su tutte le furie. Porto una cassa di seta e spezie. Prepara il cammello. Vedrò che posso fare. Potrei convincere quel mercante a partire all'improvviso per stanare al Hull. Ok, perfetto. Io prendo questa roba qua. Richiamo da fuori. Gente, deve trattarsi della cassa di quel mercante. Vogliamo portarla fuori sta roba. Questa è la cassa. Famo? Ah, è proprio questa. L'hai avuta dalle guardie? In un certo senso. Molto bene, molto bene. Devo sdebitarmi. Tu sembri un uomo che sa apprezzare i sapori. Gradisci delle spezie? Non oggi, no. Ma vorrei che tu annunciassi la tua partenza a gran voce. Fatti notare da Masaud. Siamo in sintonia, io e te. Ti ringrazio molto, Sadiki. Prego. Non puoi stare Quindi... Segui il capo della carovana. Ti seguirò. Ma vedi che... Uno per uno. Sai, non è stato un sacciato di dare la carica contro il divulto. È stato io, mentre lui se la faceva su. Presenta un'opportunità inaspettata. Potrei sfruttarla a mio vantaggio. Questo l'abbiamo capito. Al-Hull verrà messo in corrente. Selezionata a mano. Metti fuori il naso, codardo. Sfido chiunque a trovarne di più raffinate. Se la mia merce non dovesse soddisfare, avrete le mie unghie. Voi non mi avete visto. Muore. Maledizione, devo fuggire. È la tua. Ma sono cazzi tuoi. Bam. Ole. La piuma, sì. Allah ti maledica. È stupendo. Volgi il tuo odio a te stesso, Masaud. È stata la tua malvagità a condurti qui. Malvagità? Verso chi? Gli insipienti, i deboli, schiavi del proprio fato? Dominarli è nella nostra natura divina, ed essi sono tenuti a un contributo. Un contributo? A cosa? Al futuro, la cui conoscenza giace sepolta sotto queste sabbie. Alcune cose devono restare immutate. No. Questi sono doni. Ci sono stati destinati. Ci parlano.
come tu ben sai. Io? Oh sì, sarai anche un occulto, ma non solo. E questo che è in pace. Ah no. Mi sono cazzi, raga. Potenza dell'assassino, attenzione come tempo di verbo, potenza dell'assassino, mi seguì un perfetto assassino a catena. Potenza segreta, non serve sagli al remono, poi usa la base. Di uno e due. Assurdo! Ma che è? Nihal! Libera la mente. Pace interiore. Pace. La ricerca incessante di Al-Hul a spese di vite umane è giunta al termine. È un giorno vittorioso per coloro che sono scampati alla sua crudeltà e per gli occulti. Le trame dell'ordine a Baghdad sono ancora un mistero, ma almeno ora siamo certi che Al-Hul non reciterà più alcun ruolo. Ho motivo di credere che fosse alla ricerca di oggetti simili a quello che rubai al Palazzo d'Inverno. Perché l'ordine sta cercando queste reliquie del passato? E perché le protegge con tanta dedizione? Stai iniziando a farti le domande giuste, Basim. Insieme troveremo le risposte. Ormai non ho altro che domande. Che intendi dire? Niente. Dimenticate le mie parole. Come posso farti da guida se non parli con chiarezza? Io sono tormentato da incubi. In questi incubi, un djinn mi perseguita finché non mi risveglio sudato e in preda al terrore. Ad Alamut avevo quasi smesso di pensarci. Ma quando ho ucciso Al-Hul, l'ho percepito di nuovo. E me ne chiedo il perché. Perché qui? Perché ora? Perché io? Mille domande, senza risposta. Avrei voluto dirvelo, ma... Temevi che potessi considerarti un debole. Siamo deboli solo se ci rassegniamo a esserlo. Per vincere una debolezza, devi fare il necessario per lenire il dolore che ne è causa. Mi concedereste una breve pausa? Vorrei cercare una vecchia amica. Nihal? Mi ricordo. Lei è importante per te, vero? Sì. Ma l'ultima volta credo di averla convinta del contrario. E ciò ti addolora? Allora affrettati a lenire questa ferita. Mi troverai allo studio di Harbiya quando sarai pronto. Se davvero ho visto Nihal, non ho idea di dove sia andata. È tornata ad Anbar, forse.